rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Del Consiglio Comunale di Mercato alle Sindacali. Io volevo chiedere al signor Bastianelli se non sarebbe dal punto di vista promozionale più utile raggruppare tutti i produttori tipici del territorio del centro Marche che per il fine diciamo così di una promozione soprattutto nelle regioni limitrofe che sono a toccare l'Emilia Romagna. Oggi noi abbiamo collaborato in sinergia con il Comune di Mercatale per la valorizzazione di un progetto specifico che viene prodotto quasi qui e si chiama la Galletta di Mercatale. Però io posso dire con assoluta certezza che tutti i progetti critici, che in territorio ne abbiamo molti, sono un buon strumento di coesione territoriale e di legame con il territorio. Per cui anche siccome queste zone nostre interne hanno bisogno di turismo perché viene molto valorizzato, allora abbiamo bisogno che questi progetti critici diventino una specie di motore per arrivare un po' alle zone interne e per assaporare quei prodotti di nicchia che sono una realtà importante nel nostro sistema. Anche perché dobbiamo dire che ci sono produttori, no? Di prodotti interessanti, no? Che non sono stati certificati, hanno bisogno di un aiuto, hanno bisogno di sostegno. Quindi una associazione o un consorzio praticamente potrebbe aiutarli in questo. Da questo punto di vista sono tutte produzioni di nicchia, quindi sono piccole realtà che vanno seguite. In questo campo ci sono anche delle azioni delle associazioni di categoria, dei comuni, delle comunità montane. Ecco, però i piccoli produttori hanno bisogno di essere seguiti soprattutto nella stesura dei disciplinari di produzione che vanno poi redatti e vanno anche seguiti, proprio per dar modo al cittadino consumatore che quando può piacere un prodotto tipico fa della salute tracciabilità del prodotto. Allora una sfida, lei oggi è nella Valle del Metallo, prossimamente praticamente la indichiamo nella Valle del Foglio. Sì, io ho lavorato per 7 anni in provincia di Pesaro alla valorizzazione dei prodotti tipici. Io seguo a seguito il progetto Pantanamica, che riporta la filosofia del chilometro zero, e conosco tutti i prodotti tipici della realtà del pesarese. Devo dire che nelle zone interne c'è una bella realtà, come noi ricordavi di Novinizio e Alimano, a Pergola, e tutte le realtà che abbiamo creato. Il capo di del Borgo Sistema, io trovo anche un piacere riferimento a lei, del Borgo Sistema, che ha trovato una piccola realtà, ma è veramente autoctona, lì del posto, questo signore che è venuto da fuori regione e ha riscoperto, proprio nel suo caso specifico, che voglio citare, una realtà che sarebbe stata nascosta, non la conoscevamo. Però ci sono delle realtà tipo i formati, i salumi come questo qui, i vini, il vinsanto, i pastiti, ma ci sarebbe da dire. Abbiamo anche l'ultima produzione, non so se la conosci, quella di San Cristo dei Ceci e delle Lenti. Sì, questo dei Ceci di Montagna, io ho collaborato anche lì con quel gruppo di agricoltori che adesso lavora diciamo un po' per conto terzi, però sull'onda di esperienza di alcune province di Mito, dove vedi col Corinto, dell'Antica, però tutte queste produzioni hanno bisogno di un clima interno, di un microclima adatto a queste coltivazioni. E oggi il cittadino riscopre molto queste produzioni. Allora, buongiorno, grazie per la partecipazione, diciamo, domenicale festiva a questo incontro.
per chi non mi conosce, sono un funzionario di Coldiretti Pietro, e all'interno di una misura specifica del PSR, che è una misura UMI, intendiamo fare perseguire tutta una azione di informazione nei confronti sia dei cittadini che degli agricoltori. E ci è sembrato opportuno collaborare in sinergia con il Comune di Mercatello per la promozione di questo salume di cui oggi parleremo. All'interno di questa azione di formazione noi abbiamo dei convegni, dei seminari, dei workshop. Ognuno ha una propria tipologia, delle visite guidate, partecipazione ad eventi privati. Per cui tra le varie misure del PSR questa abbiamo cercato di radicarla nel territorio. Oggi siamo nella sala consigliare del Comune di Mercatello, quindi siamo ospiti dell'amministrazione di Mercatello, per cui lascerei subito la parola e il saluto al sindaco, dottoressa Fernanda Sacchi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie della partecipazione. Io ringrazio Coldiretti per aver organizzato per questo momento informativo all'interno del contenitore Colosi in Goletta, e ringrazio tutti i presenti, cioè il vicepresidente delle bandiere regioni delle Marche, Pier Antonio Lenz come ICAM, e il sindaco di Borgo Pace, Camina Pier Antonio, uno dei comuni della provincia di Pesaro-Urbino, come noi, bandiera arancione, la dottoressa Franca Marocchi, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini e il presidente Assam Caras. Vi auguro un buon ascolto e lascio la parola al collega. Allora, entriamo nel vivo di questo incontro. Abbiamo la Goletta presentata qui davanti. Allora chiediamo a chi la produce, al titolare della ditta ICAM di Mercatello, di raccontarci che cos'è la Goletta, qual è il taglio da dove viene del suino e chi racconta tutta la storia, perché produce con ottimi risultati. Buongiorno a tutti. Antoni, responsabile dell'azienda proprio di Cristo di Mercatello San Paolo, e ringrazio per l'invito e spero di essere utile per la discussione della Goletta. La Goletta è un taglio anatomico che sta prende parte della pancia e la pancia pineale. Il suino che si allieva con la produzione della Goletta di Mercatello è quello suino della Marca o suini allevati nelle aree della nostra comunità, quindi confinanti con il nostro territorio. L'età ideale per la macellazione è quella con almeno 12-15 mesi di età, alimentato con prodotti derivati da cultura di provenienza locale, rigorosamente OGM free, che tutto eventualmente domani e domenica entrerà in dettaglio. La composizione degli ingredienti è semplicissima: la carne fresca di suino, guancia, sale, cochiliero, aglio e pepe. La preparazione avviene in questi modi: pratica finitura della carne, salatura per 3-4 giorni a seconda della dimensione del pezzo, lavaggio, condimento di vino rosso, aglio, tempatura esterna e l'etichettatura finale. La fase di stagionatura sono 3, asciugatura per circa 23-25 giorni complessivi, stagionatura 10-15 gradi per 4-6 mesi, a seconda sempre della dimensione del pezzo, e dopodiché viene preincantato e consegnato per la decisione finale. Poi i piatti culinari, con cui di solito viene utilizzata la Goletta di Mercatello, sono numerosi, tra i noti possono essere legati la pasta matriciana, la pasta alla carbonara,
pancetta, chi usa la pasta della salsiccia, però. E oppure sono stato in modello come fanno quelli dell'Accademia del Fabrozzo con la sabbia e il vino. Volevo descrivere brevemente anche un po' la nostra azienda, che in pratica nasce qua nel 1979, è stata fondata da mio padre. Nasce dall'esperienza di artigiani produttori, l'azienda è composta da 11 artigiani lavoratori, di cui 5 sono di famiglia, 4 fratelli e una zia, che forse è proprio questa la vera forza motrice della nostra azienda. Trasforma carne di qualità, seguendo le tradizioni gastronomiche del nostro territorio. Disponiamo di un moderno piano progettato secondo le tecnologie avanzate rispondenti alle attuali normative europee. In questo modo la tradizione si affianca all'innovazione per il raggiungimento, speriamo, di una qualità sempre più elevata, che ha portato al riconoscimento e al conseguimento del bollo CE preso nel 1995. Ciò che contraddistingue la nostra produzione forse la volontà di mantenere costante negli anni le inimitabili caratteristiche di sapore, gusto e genuinità dell'antica ricetta dell'Alta Valle del Metauro. Voglio precisare, ci tengo a puntualizzare questo punto, che noi utilizziamo sale, pepe e aglio in eccesso, sono gli unici ingredienti che utilizziamo per la produzione dei nostri salumi stagionali. Non facciamo uso quindi di alcun tipo di additivi, conservanti e aromi artificiali. Dal punto di vista quantitativo della parte del maiale, perché come solo dirsi, no, che del maiale non si interviene niente, però tutte le parti, diciamo, vengono dopo dalla sessionatura del maiale, ognuno ha una propria caratteristica. La goletta, diciamo che da qualche tempo è stata un pochettino, non dico trascurata, ma non proprio valorizzata, per cui oggi è quel principio, cioè quello della valorizzazione di una parte, che diciamo che in termini grandoni, in termini quantitativi del maiale è una piccola parte, però è ricca di sapori e si adatta bene per la preparazione di altri. Oggi purtroppo abbiamo pochi agriturismi presenti qui, perché in questi qui del territorio, che ce ne sono abbastanza, perché il Monte Pietro è molto ricco di agriturismi, ma sono fortemente impegnati, perché c'è il Monte Raduno a Sant'Anna, cioè, la Fiera delle Donne in Bagno, per cui sono giorni che sotto il periodo del tartufo stanno lavorando loro. Ecco, in effetti questo discorso ho agganciato anche con il tartufo, perché questi gruppi hanno un po' una dimensione, diciamo, extra comunale, proprio per una valorizzazione di sinergie tra i vari comuni. Oggi, come ho citato, sempre c'è un'altra sintesi della Vallata, c'è l'amministratore dell'Asano, proprio per questa valorizzazione di queste tipicità locali. Io volevo lasciare la parola adesso un attimo a Domenico Romanini, perché poi ha più di una veste come relatore, come amministratore del comune, anche altri incarichi all'interno del mondo economico e zootecnico, perché qui c'è anche la valorizzazione del ciclino della mano, magari dopo Carlo parlerà anche di questo, però lascio la parola a Domenico Romanini. Come ho più una giacca da torta, no, la stagione ci impone di togliere la giacca. Io buongiorno a tutti, faccio una serie di ringraziamenti. Il primo proprio è quello Andrea Bastianelli, che rappresenta oggi con diretti, che ci dà una grossa mano in questa iniziativa molto leggera, tra l'altro, proprio in forma Andrea molto particolare, molto snello, molto fresco, disimpegnato per parlare prima ancora di andare a mangiare, le golette da approfondire, perché sono i temi dei prodotti tipici. Però, oltre che ringraziare Coldiretti, voglio personalmente ringraziare il sindaco di Gradara per aver interpretato benissimo la giornata di stamattina arrivando in moto. Quindi mi ha fatto molto piacere che si sia fatto insieme al Pandemia dello spirito della giornata. E voglio ringraziare anche il sindaco di Borgo Pace, Romina Pierantonio, per aver dato un là, qualche tempo addietro, a questo bel modo di vivere le amministrazioni locali.
cioè ogni qualvolta in un'amministrazione, in un comune, c'è un evento importante che lo caratterizza, la rovina ha cominciato a invitare i sindaci e creare così un momento di confronto serio, ma anche piacevole, che aiuta sempre nel rapporto, soprattutto oggi che dobbiamo, rovina come amministratori, lavorare sempre più assieme, sempre più in maniera coordinata, perché Ragoleto da sola, se il territorio importante non si abbina ad altre produzioni, sicuramente lo scopo fallisce. Quindi questa idea, io mi auguro, venga raccolta anche da altre amministrazioni in altri momenti, è un'ottima idea. Io avrei dovuto parlare, voglio parlare un attimo di quello che è il protagonista della Ragoleto, cioè il Maiale. Quindi da allevatore farò alcune osservazioni, con il video del sindaco è stato veramente, veramente brevissimo. Non mi voglio annoiare su argomenti magari tesi, però alcune battute molto semplici, perché la Goletta in realtà ha ragione Andrea, si è persa nel corso degli anni, mentre invece i tempi passati prevedevano le nostre case padronali in campagna attaccata su al camino, veniva stagionata, l'ha detto Benedetti durante l'inverno, poi veniva degustata in prima classe. Oggi questa goletta, la tradizione non cita del Montefeltro, perché non è solamente la catena civica del Montefeltro, segnava il passo, se non che l'amministrazione, quando guidata dall'amico Gianni Pistola, ha voluto fortemente riscoprire questo prodotto tipico. E qui devo per forza ringraziare anche l'Accademia del Padotto, questi ragazzi bravissimi che insieme a noi tengono viva questa tradizione. E allora dicevo che questa goletta non è più attaccata ai cammini delle nostre campagne perché non si arriva più mai a. Purtroppo le grandi concentrazioni del nord hanno fatto sì che l'allevare maiali in piccoli allevamenti fosse diventata oggi veramente un'attività poco remunerativa e quindi segniamo il passo. Abbiamo nelle Marche, nei dati aggiornati quest'anno, solo 200.000 maiali, contro per esempio gli oltre 2 milioni dell'Emilia Romagna, gli oltre 2 milioni e mezzo della Lombardia. Allora ci dobbiamo chiedere perché si arrivano maiali al nord e non qui a noi. Paradossalmente, quando Maurizio Gambini, che di produzione se ne intende sicuramente molto più di me, perché al nord ci sono le vacche da latte, che producono latte. I caseifici che trasformano il latte in siero e a questi benedetti maiali danno da mangiare il siero. E qui c'è la componente importantissima con questo quadro di allevamento, e cioè l'alimentazione, perché è quella che fa la differenza rispetto a un suino di qualità o un suino di bassa qualità. I nostri ancora allevati con cereali fanno la differenza e sono quelli che noi vorremmo sempre in futuro producessero volete e non maiali allevati con l'alimentazione diversa. L'alimentazione è uno degli elementi importanti che contraddistingue un tipo di suino rispetto all'altro. L'alimentazione, ma anche il sistema di allevamento. Voi pensate che la media di consistenza dell'allevamento marchigiano è di 100 maiali per allevamento, contro i 10.000 della zona del Modenese del Basso. Questo la dice lunga, perché noi sappiamo che quantità non fa rima con qualità, per dire. E questo è a discapito del consumatore finale. Tracciabilità. Prima della tracciabilità verrebbe la razza, ma visto che ho, per fortuna, ospite Carlos, la razza la lascio per la fine. Tracciabilità. La razza però ce l'abbiamo detto. Tracciabilità. Perché i sensi modelli sulla tracciabilità e sull'etichettatura? Perché ancora in Italia purtroppo 3 cosce di sfido su 4 producono prosciutto che viene venduto in Italia, senza che il cittadino consumatore abbia la possibilità oggi di riconoscere quella coscia, la sua provenienza soprattutto. E sappiamo che grossissimi produttori di maiali sono contenuti i cinesi e i canadesi, quindi quelli molto spesso sono il prosciutto di Parma o l'Asolano San Daniele che ci ritroviamo nei panini o quando andiamo a comprare i saccati. Benché siamo, come italiani, un grande popolo di consumatori di saccati. 20 kg pro capite anno. Non ce ne rendiamo conto probabilmente, ma il prosciutto sulla pizza, il panino, insomma, siamo dei grossissimi consumatori di insaccati. La razza, perché non la voglio fare in lungo. È vero, non abbiamo la razza, non l'abbiamo oggi, e a dire la verità io ho fatto anche una
brevissima ricerca storica, non ce l'abbiamo mai avuta una razza come partigiani. Abbiamo sempre allevato i primi incroci delle nostre vicine regioni, perché avevamo Mora Romagnola, Cinta Senese, e in realtà solo il sud è dotato di razze proprie, come il nero siciliano, la castrotana, il calabrese, ma di una razza vera e propria partigiana non se ne parla. Quindi è difficile ipotizzare di avere un allevamento tipico marchigiano senza razza. Molto intelligente era stata l'iniziativa di Assi, insieme all'Università Agraria di Ancona, nel creare non una razza ma un tipo genetico, suino della madre. Questo progetto andrebbe fortemente coltivato, perché abbiamo bisogno di una identificazione ben precisa. Questo progetto sta segnando il passo, bisogna avere il coraggio, dottore, di crederci ancora, di investirci, perché siamo, non voglio scendere nei tecnicismi, ma siamo ancora sulla fase del bilanciamento. Questa razza ancora purtroppo ha dei problemi di carattere proprio genetico, perché ancora è un animale che si presenta troppo grasso, troppo, con troppa infiltrazione di grasso, quindi qui dovremmo sicuramente lavorarci. Quindi concludo velocissimamente con questo invito. Quando un territorio come il nostro crede fortemente prodotto tipico, credono una volta all'anno, quando si fa un'iniziativa con un contenitore come Goletta, come Golosi in Goletta, troppo poco. Bisogna crederci durante il tutto l'anno, bisogna dare i piedi, le gambe, la forza al prodotto tipico, perché questo è grande. E guardo la stessa ragione, perché quando si parla di un altro prodotto tipico molto importante come la patata rossa, bisogna essere veramente più lungimiranti e immaginare che anche la quantità di questo prodotto possa fare la differenza. Le faccio un esempio: potremmo mai andare via all'Expo la Goletta del Mercatello con la patata rossa in soppiano? No, servono i numeri, serve che tutto un territorio ci creda. E allora stamattina, Andrea, non ci sono i turismi perché sono impegnati. A me piacerebbe veramente trovare dei menù dei nostri turismi da Goletta. Spesso questo non accade, quindi significa che non può bastare l'amministrazione comunale, serve tutto un territorio che creda in un prodotto importante come questo. Grazie. Dove noi come piccole produzioni locali, come nazionalmente locali, siamo numericamente svantaggiati di fronte ai grossi concentramenti del nord. Però il livello qualitativo nostro è estremamente superiore dei grossi allevamenti industriali. Naturalmente per i trasformatori come De Antoni veramente serve una qualità costante, una genetica costante, perché poi dopo lui andando a lavorare la carne ha bisogno che 365 giorni su 365 che arrivano dei suini uguali per dire, sia in termini genetici con il sistema di alimentazione, perché quando poi lui va a trattare ha bisogno di una continuità. Domenico ha ricordato la tracciabilità, proprio perché questi prodotti tipici hanno bisogno di una tracciabilità ben definita, certa, per andare a garantire il consumatore. Perché poi noi sappiamo, anche parte del progetto nostro di Condiretti e Campagnamento, che la tracciabilità, la certezza dell'origine di questa situazione è importante, perché il cittadino si è ben presentato nei nostri mercati, ha ben interpretato il progetto Campagna Amica per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, per cui dobbiamo garantire una continuità di sicurezza per quello che vi occupa. Domenico ha parlato anche di territorio, oggi veramente non lo facciamo benissimo, perché con la presenza dei sindaci, come ricordava Romano prima, questa abitudine ormai consolidata, lanciata dal sindaco di Pace, si intende fare una valorizzazione complessiva del territorio. Questo Montefiore ormai ne parliamo tutti quanti, ma qui comincia a nascere un'unione veramente delle piccole amministrazioni che si raccordano tra di loro. Oggi abbiamo anche una televisione più locale, una piccola televisione via web, che cerca appunto di rappresentare queste realtà tipiche, perché poi il cittadino ha bisogno anche di conoscere queste realtà. Nella valorizzazione del territorio, oltre a quello che ha ricordato Romanini, però oggi abbiamo chiesto al referente regionale della Bandiera della Regione, Giuliano Giacomo, di sentire la sua esperienza, il suo parere. Abbiamo dato un sottotitolo a questo incontro come i prodotti.
prodotti tipici possano essere un motore di sviluppo per l'intero terra. Perché abbiamo le nostre attività economiche, l'allevamento, il bosco e quant'altro, però il turismo è una realtà importante. E allora chiediamo a Giorgio Bucco di sentire il suo parere come valorizzazione. Buongiorno a tutti, grazie Sindaco, grazie al Presidente, grazie a tutti gli amici sindaci, soprattutto di Franca, da Bandiera Lancioni. Sì, sono il referente per il marchio della Bandiera Lancioni, che è un marchio di qualità turistica e ambientale del Conterra. Questo che cosa significa? Significa che i comuni che hanno ottenuto questa certificazione hanno investito, parliamo degli anni passati, passando da sempre, perché molti ci stanno iscrivendo a questo, quella che vorrebbero aderire a questo marchio, perché credono che possa essere un motore di sviluppo non solo per quanto riguarda il turismo della propria località, ma sicuramente anche per quello che riguarda il turismo e le attività economiche di chi vive in quella località, perché non dimentichiamoci che ogni amministratore ha o dovrebbe avere come compito principale quello degli interessi di coloro che pagano le tasse delle loro cittadini. La Bandiera Lancioni è un marchio, ripeto, che è stato premiato dall'Università Americana nel 2009 come progetto più interessante del mondo. Quindi noi abbiamo un impegno forte di dover giocarci questa carta nel miglior modo possibile. Come lo facciamo? Lo facciamo facendo la rete con i comuni Bandiera Lancioni, e non è quella solita rete che sentiamo parlare durante i convegni, perché io amo spesso dire che ci sono dei relatori che di rete ad ogni convegno parlano di rete, parlano di fare sistema, e probabilmente se uno registra un intervento vale per 10 conferenze, perché tanto dicono sempre quello, però praticamente non fanno mai nulla. Che cosa abbiamo cercato di fare? Finora penso che ci siamo anche riusciti come Azione Marche, quello di mettere insieme comuni, innanzitutto questi comuni, coagulare intorno a un nucleo di persone che è vero e vorrei con questa cosa ringraziare Luca Bernardini, assessore di Mercatello, perché è il coordinatore della Bandiera Lancioni insieme a Filippo Gascari di Granada e Azione Marche, mettere insieme queste persone e fare in modo che la bandiera di questo marchio venisse sempre più utilizzato e ascoltato sotto tutti i punti di vista. È chiaro che l'obiettivo principale è quello di fare turismo, però noi abbiamo dato forza anche al discorso dell'enogastronomia, dei prodotti tipici, di quello che è sul territorio la storia, la tradizione. Non a caso abbiamo dato vita nel 2009 ad un progetto che si chiama Gusta l'Arancione, e il Gusta sta proprio per... Era partito come enogastronomia, ogni comune doveva individuare il proprio piatto tipico, le produzioni tipiche, abbiamo cercato e lo stiamo promuovendo proprio come realtà, come tessuto sociale, la storia, le tradizioni di quella località. Ben bene, come diceva prima il senatore che ha preceduto, il coinvolgimento dei comuni vicini, perché è normale che il comune Bandiera Lancioni, se si muove, se è operativo, se porta persone, deve e coinvolge per forza il territorio vicino, perché parliamo sempre di piccoli centri, parliamo di comuni che non superano i 10.000 abitanti, la nostra media nelle Marche sta intorno ai 6.000-7.000 abitanti, quindi sono piccole realtà. Però che cosa significa? Mettere insieme come posto la provincia di Pesaro, Gradano, Mercatello, il Mondario, è normale che se tu crei un itinerario arancione devi coinvolgere i comuni che ti sono vicini, è normale che le persone che vengono devono essere stimolate a visitare i comuni vicini, perché altrimenti sarebbe tutto una toccata e fuga con la presenza di sé. Va benissimo quello che diceva il vice sindaco poco fa, sarebbe l'ideale, stiamo lavorando anche su quello, ma bisogna sensibilizzare le strutture ricettive perché adottino e adoperino i propri comuni. È normale che se io vengo a Mercatello e con Luca stiamo portando la goletta, l'ultima uscita è quella di Spada, tra virgolette, tanto per citarla, a parte che rimane più vicino,
la stiamo portando in tutta Italia di sicuro, qualche volta anche fuori. Però è normale che se io sento parlare di Mercatello, Bambino, invece a Milano, la Goletta, mi fermo per andare a pranzo in un ristorante e vorrei trovare la Goletta, e altrimenti non avrebbe senso tutto quello che stiamo facendo. Questo sì, molto può fare l'amministratore o il club di prodotto delle bandiere, portarlo in giro, farlo conoscere, ma altrettanto deve essere intelligente, non tanto sensibile ma intelligente, colui che ha il ristorante o il turismo, e dire: signori, uno dei nostri piatti forti è la Goletta. Non dico Goletta perché parliamo di Goletta, ma potrebbe essere un esempio. Da noi abbiamo una docca, io sono del comune di San Ginesio, abbiamo una docca da 4 anni, ma in un ristorante di San Ginesio la docca non trovi. Allora queste cose non tornano. O lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo, oppure qualcuno magari c'è che si dia una svegliatina. Quello che facciamo noi, ripeto, è la legge di questi comuni, perché ci stiamo accorgendo che abbiamo un grande supporto della Regione Marche, che ci coinvolge in tutte le iniziative di promozione che vengono fatte in Italia e all'estero. Questa è una fortuna grande, perché fino a pochi anni fa nessuno conosceva questi piccoli centri. Non è che adesso ci siamo svegliati in Pugliano, San Ginesio, Ribadranzone o altri, sono diventati chissà che. No, è stato frutto di un lavoro che per male di rete, e la Regione Marche, che da diverso tempo sta credendo con il cluster di Borghiso e Torterra, ci ha investito in questo ruolo di dare una mano possiamo fare nella promozione di queste località, e ci stiamo facendo conoscere. La cosa che dobbiamo fare, secondo me, è quella di andare oltre, mettere insieme il turismo in generale, mi riallaccio giusto alla ragione della partita a livello enogastronomico, adesso stiamo parlando di aree camper, adesso parliamo di altre, fare in modo che le persone, sempre più persone, vengano nelle piccole località del mezzoterra, fare in modo che questo cluster, chiamiamolo così, venga apprezzato, riconosciuto e soprattutto utilizzato, destagionalizzando il più possibile, perché uno degli obiettivi facile portare le persone in luglio e agosto è molto meno facile portare a marzo, febbraio, ottobre. Quindi noi abbiamo questo piccolo ruolo, un altro ruolo, non lo so, se saremo bravi, non lo so. Gli impegni ci mettiamo, tanto è vero che per ottenere ulteriori risorse partiremo adesso con, voi sapete tutti che per primo gennaio 2014 fino al 2020 sono aperti i bandi per il progetto europeo, e ci stiamo proprio dedicando quasi esclusivamente, stiamo prendendo il settore, andremo a ricercare dei finanziamenti europei per dare quel valore aggiunto, per creare valore, ma non è finalizzata la conoscenza solo di quel comune. Quello che noi dobbiamo fare, ripeto, è mettere in moto una macchina che consenta a chi vive, oltre che pagare le tasse, in quel comune, di avere qualcosa. Non so se riusciremo a farlo, questo noi ci impegno, cioè poi dopo vediamo i risultati, si vedono alla fine. Però questo è quello che bisogna fare, secondo me. Lavorare tutti insieme, la squadra funziona, non solo se c'è il portiere bravo, però magari l'attaccante insegna, funziona. E dobbiamo giocare tutti insieme, che è il ruolo fondamentale in questo caso ce l'hanno anche le strutture ricettive. Per cui ci daremo saluto a Gianni Di Torre.
quanti convenuti e convenuti a un tavolo veramente di livello, forse il pubblico non ce n'è tanto, ma se andiamo a vedere gli amministratori che ci sono, è un tavolo, come dicevo, importante. Perché è importante gli amministratori? Perché in tutto questo io credo che le amministrazioni debbano avere un ruolo fondamentale nella promozione del territorio, prendendo lo spunto dai prodotti tipici, in questo caso parliamo di Boema. Gli amministratori devono cogliere questo aspetto importante che è quello della valorizzazione dei prodotti, non solo come promozione turistica, ma anche come motore economico. Io per curiosità, mentre parlavamo, ho provato a fare un inventario di quanti prodotti ci sono qui nel raggio di 10-15 km, la goletta, la patata rossa, il vino santo di Sant'Anna, la castagna romana in questi giorni, il tonno, perché è un altro prodotto qui, non solo gastronomico, ma c'è il tonno, anche questa è una tipicità del tonno, il tartufo. Sembra che il tartufo sia scontato, che non è così scontato, non è così scontato perché il tartufo è italiano. Tartufo non ce l'hanno, questo è un territorio insieme ad Alba che ha delle potenzialità e loro che sia a servizio anche questo passato del territorio, un'apertura importante. La ceramica urbana, andiamo ancora sul livello più alto, la storia della ceramica urbana, questo è anche un territorio a livello nazionale fra i maggiori produttori di prodotti biologici. Vedete che le cose sono tantissime e in questo gli amministratori, volevo spostare un po' il discorso su questo aspetto, perché secondo me è fondamentale questi prodotti tipici, partire dalla goletta in questo caso, ma invito gli amministratori a fare attenzione, stiamo vivendo un momento particolare, amministrativo, politico, in cui i comuni devono iniziare a ragionare insieme. Devono iniziare a fare la squadra, si parla di unione di comuni, unione di comuni montani, ecco, far sì che ci sia l'intelligenza, passare in termini, di non chiudersi, di guardare il nostro territorio, l'ha detto bene prima di una preceduta, è importante che ci sia un allargamento, se noi pensiamo che la goletta la fa solo il mio amico Dennis, posso chiamare così, sicuramente non andiamo lontano. Senza dubbio lui è uno di quei produttori che ci ha creduto, ma spetta a noi promuovere, spetta a noi amministratori stimolare chi tutti i giorni opera, commercianti, gli agriturismi, tu diceva bene, diciamo, siamo tutti un po' per noi, ci conosciamo tutti quanti, affinché il territorio tragga da queste tipicità un motore anche di sviluppo. E in questo non posso che chiedere alla mia amica che qui Gianluca Caras un aiuto forte, un aiuto importante perché ci sia proprio un'attenzione che sicuramente la regione già ha, ma siamo piccoli. Diceva la media dei comuni di Bandiera Arancione sono 6.000 abitanti, ci sono quelli da 1.500 come noi o come dove fanno la patata rossa, 700 abitanti, però sono delle peculiarità che noi dobbiamo valorizzare ed è fondamentale. Diceva prima abbiamo portato un po' di vento anni indietro, pensare di promuovere la goletta. A me non mi ha impressa la giornata dentro le grotte di Frassassi, tutti mangiavano nella grotta grande del vento, tutti mangiavano la goletta, o alla figlia di Milano. Quindi non è vero che è difficile, bisogna crederci, ci abbiamo creduto, ma è solo un minimo passo.
Io credo che l'attitudine, il ruolo dell'amministrazione, il peso, la responsabilità che compete agli amministratori è quella di crederci e dobbiamo essere noi. Se non si può le attività economiche, nel senso più ampio della parola, spetta agli amministratori, agli enti pubblici, essere da stimolo, da proposito, affinché questo sia veramente un vero motore di ricerca di un'economia che sia convinto che anche questo serve a farlo. Grazie. E tanta solidarietà, subito così mettiamo la parola subito, mettiamo la parola. Intanto ringrazio a Fernando per il grande in bocca al lupo che serve, soprattutto in questi giorni legati al discorso delle manovre legate alla legge di stabilità. Qui lo sanno molto tutti, gioco in gara, di essere presidente della provincia, sono sindaco di Pede, ma mia moglie è di Mercatello, quindi è una cosa che mi fa piacere essere qua oggi per promuovere i prodotti del nostro territorio, ma soprattutto una cultura territoriale che parte dalle radici dei nostri territori e dalle persone. Qua ci sono diversi relatori che conosco ormai da diversi anni, so quegli sforzi che hanno fatto e quando hanno creduto in un percorso nuovo legato alle nostre criticità e alla valorizzazione di imprese agricole e territoriali. Ci hanno creduto, la sfida è stata vinta, non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare su questo percorso aiutandoci, facendo, diciamo così, una stretta sinergia fra amministrazioni, associazioni di categoria, istituzioni, perché questo è il percorso che vogliamo realizzare insieme per portare diciamo così, risultati concreti a tutte le nostre popolazioni. Quindi questa giornata insieme alle altre bandiere arancioni, ma vedo anche il sindaco di Gradara, insieme anche a Mondavio, un'altra bandiera arancione, penso che possono essere degli esempi tangibili di come una buona amministrazione riesce a creare percorsi virtuosi legati al proprio territorio, al turismo, alla sostenibilità ambientale. Queste buone cose dobbiamo saperle anche vendere e comunicare. Grazie Presidente, è stato citato molto prima, però volevo ricordare Gianluca Carpa, amministratore delegato dell'ASAM, ma l'ASAM, per chi non lo conosce, è una platea di cittadini, è il braccio operativo, diciamo, agricolo della Regione Marche. Noi già nell'entroterra abbiamo collaborato con la perché il Comune di Portopace avuto già tutta l'assistenza 7-8 anni fa per la realizzazione del disciplinare della Matata Rossa, è stato con i grandi funzionari di Porto Magnoli e altri, una preziosa collaborazione. Oggi ci onora avere come amministratore dell'ASAM perché poi questi prodotti tipici hanno bisogno di tutta un'assistenza tecnica ramificata sul territorio per la realizzazione dei disciplinari e quant'altro, per cui lascio la parola direttamente a... Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito, grazie al sindaco chiaramente per questo invito e per questa giornata di riflessione, perché non è scontato oggi che un territorio punti sulla qualità, punti sulla valorizzazione delle proprie vocazioni territoriali, perché fino a qualche tempo fa abbiamo assistito a un modello di sviluppo che chiaramente guardava più verso l'industrializzazione, più
verso uno sviluppo che chiaramente poco aveva a che fare con queste aree. Oggi forse, ma sicuramente perché la congiuntura economica ci porta a vedere sfumato quello che è il modello marchigiano delle piccole e medie imprese, il modello marchigiano che chiaramente vedeva le Marche una grande regione come lo Stato del manifatturiero, e quindi ci troviamo a entrare nelle dinamiche di politica regionale che vedono il comparto dell'agroalimentare uno dei pilastri del nuovo motore di sviluppo della locomotiva Marche. Quindi per me è un momento importante, perché penso, e mi rivolgo soprattutto ai sindaci che sono qui questa mattina, che il nuovo modello di sviluppo di questa regione non può più prescindere da quelli che sono i giacimenti naturali. E quando parlo di giacimenti naturali mi riferisco al paesaggio, all'ambiente, mi riferisco ai beni culturali, a questo binomio importantissimo che è diciamo, i beni culturali e il modello agroalimentare della regione. E quindi creare insieme al capitale umano un unico che può essere chiaramente venduto diciamo, all'interno di circuiti internazionali. Oggi ci sono tanti turisti che vengono nelle Marche, tanti stranieri che decidono di vivere nelle Marche perché chiaramente apprezzano questa grande qualità. È chiaro che però bisogna avere un elemento distintivo rispetto agli altri, perché se no ci omologhiamo. Nel momento in cui ci omologhiamo non siamo diversi e quindi appetibili rispetto a coloro che potrebbero scegliere le Marche. Ecco perché dico è importante valorizzare questo prodotto. Parliamo oggi di Coletta, ma valorizzare il paniere del prodotto, perché sono prodotti di grande qualità e questo paniere può narrare la qualità del territorio, che poi da chi consuma quel prodotto può essere invogliato a venirci a visitare. Ecco perché noi abbiamo lavorato all'ASAP innanzitutto a selezionare, diciamo, l'ibrido, cioè che quello con la persona che incrociare delle razze, la Joy, il Europe e la Città Senese, affinché venisse fuori un spiro della marca che chiaramente esprimesse tipicità. Poi che non c'è stato una storicità, quindi mi rifaccio e condivido l'analisi che è stata fatta poc'anzi da chi mi ha introdotto. Però vi rispondo in questo modo: una delle bottiglie di vino più conosciute nel mondo e che costa di più si chiama Sassicaia, lo conoscete tutti. 40 anni fa in Toscana questo vino non esisteva. Quindi è importante la tradizione, è importante, voglio dire, la tipicità, ma un territorio che è evocato come questo, perché la differenza qual è? Che le Marche sono un territorio che esprime un'agricoltura di qualità perché hanno le condizioni ecologiche per poterla fare. Quindi quando si parlava prima di grande produzione di allevamento intensivo, secondo me quella non è la strada che noi dobbiamo percorrere. Avere allevamenti con 10.000 capi allevati, quella non è la soluzione. La soluzione è creare invece una filiera. La cosa che ad esempio molte volte non riesco a capire è come è possibile che noi nel giudificio di Carpegna, per dire un'altra eccellenza del nostro territorio, non c'è una filiera che produca maiali marchigiani per poter soddisfare quel tipo di prodotto. Maiali, cioè, che arrivano da Milano. Abbiamo una collocazione sul mercato importante. In tutta la GTO è presente il prosciutto di Carpegna, in tutti i negozi, in tutte le boutique dell'enogastronomia d'Italia è presente il prosciutto di Carpegna. Ma è possibile che noi non abbiamo il prosciutto di Carpegna, un solo allevamento che si giovi di quella filiera che chiaramente arriva sul mercato? Fare filiera, fare rete, come prima dicevano alcuni amministratori, è fondamentale. E quindi siccome abbiamo un prodotto di quel tipo, che comunque ha già una collocazione sul mercato, bisogna intercettarla e lavorarci. Per quanto riguarda, io voglio ringraziare anche Iam per il lavoro che fa, perché non è scontato mantenere un'azienda così importante sul territorio che poi valorizzi dei prodotti che sono qui, e quindi non si fa tentare da quelle che possono essere esperienze, diciamo, di altro tipo. E volevo rassicurare tutti che chiaramente l'ASAM è presente, lavora e può dare un grande supporto, soprattutto per quanto concerne
delle Marche, è l'unico ente pubblico, e ripeto, ente pubblico che può fare la certificazione di qualità dei prodotti. Noi ad esempio certifichiamo la Sciotta Turbino, certifichiamo la Ciauscolo, certifichiamo i marchi non ci indicano filone, prodotti che esprimono le Marche. Allora il ragionamento qual è? Proviamo a fare un percorso di tracciabilità che traccia la coletta, che noi con il nostro sistema SIGRA diciamo bene, la coletta viene prodotta qui e trasformata qui al mercato sulle tavole, prima sulla vostra tavola, se andate su questo link trovate tutto il percorso della coletta. E questo è il cosiddetto segno distintivo che non hanno gli altri. La certificazione che può dare al consumatore finale con una risposta che è quella che quel prodotto esprime quel produttore, esprime quella qualità e viene lavorato lì e poi venduto in tutta Italia. Questo è il futuro e su questo le Marche e la Regione devono continuare a puntare. Abbiamo un'occasione d'oro, che è quella della prossima programmazione dei fondi europei. Il nuovo PSR, sapete, ci sono quasi 600 milioni di euro che riguardano il prossimo dunque. Mettiamoci insieme, e parlo con i sindaci, a creare appunto questo paniere di prodotti, perché la coletta in sé per sé non può sfondare sul mercato, però se iniziamo a pensare la coletta, come si diceva prima, quando è il periodo, ma quindi abbiamo anche la possibilità di avere il tartufo tutto l'anno, perché oggi c'è il bianco, poi arriva il nero. Insomma, abbiamo la possibilità di creare un paniere di prodotti. Ho qui Maurizio, ma non lo cito come sindaco, lo cito come imprenditore. Abbiamo uno dei più grandi distretti tecnologici italiano, abbiamo tanti cereali che possiamo costruire in questo paniere. Le altre esperienze, il vino, i grandi passi avanti che abbiamo fatto con il vino, l'olio, cioè il paniere c'è, bisogna metterlo insieme, costruirlo e valorizzarlo. Il lavoro che fa con te è straordinario da questo punto di vista. Con le operative di campagna mia, ma non solo, quello che fanno quotidianamente con le aziende agricole. Bisogna fare bene, fare sistema, noi ci siamo, siccome oggi anche la presenza di tutti questi amministratori, una domenica che comunque contemporaneamente abbiamo la fila del Tartufo a Sant'Angelo di Pavia. Questo territorio esprime diverse azioni, attività che chiaramente viviamo. Vedete tutti questi sindaci, vedete il presidente della provincia che saluto e che chiaramente la giugnosa in bocca al lupo di tutta la grande sfida che dovrà accettare e quindi che ha accettato e mette in gioco comunque un territorio come il nostro, perché la cosa più importante è che il presidente della provincia è il sindaco. E quindi fino a qualche tempo fa un presidente di provincia così ce lo sognavamo, adesso non voglio fare captaccio di benevolenza, comunque chiaramente questo territorio è ben rappresentato. Abbiamo comunque tutti i sindaci attivi, devo dire che partendo da Urbino, da Borgopace, Bagna e quanti altri, dobbiamo lavorare insieme appunto per creare questo sbocco. La possibilità c'è, gli strumenti anche. Lavoriamo affinché questo territorio possa fare rete e possa creare appunto un prodotto agroalimentare che richiami la qualità di questo territorio e che quindi in nuova modalità di turismo che è quello diciamo dell'enogastronomia e che quando un turista arrivi praticamente in un supermercato o in una boutique del gusto che oggi vanno tanto di moda e mangia la coletta che è un prodotto di grande qualità, per dire caspita, vado a visitare il mercato dentro, perché sicuramente fare un prodotto così buono sicuramente sarà un grande paese e scoprirà questo scrigno che veramente è uno scrigno magico. Grazie. Sembra che buongiorno a tutti e anch'io ringrazio il sì.
sindaco di Mercatea c'è una posizione da questo. Queste figlie, questo con la splendida induzione di Santorelli. È stato sottolineato, ma la cosa più importante è quella forma di ritrovarsi intorno a un tavolo a parlare di un prodotto tipico, ma che ha solo un significato particolare. Poi devo dire, mi consentite questo mio passaggio personale, perché adesso vedendo qui davanti il paniere con la goletta, siccome io nella mia vita professionale da ragazzo ho sempre fatto il porcino, quindi andavo in campagna a sperimentare e a fare le carte, e devo dire che riflettendo adesso su quello che veniva detto e sul percorso della mia vita, ma di questi ultimi decenni, come diceva Gianluca prima, ci stiamo ritrovando, perché a un certo punto ci eravamo persi un po'. Avevamo pensato che noi senza il nostro territorio, senza le nostre produzioni tipiche locali, quello che aveva formato i nostri genitori, i nostri nonni, potevamo farcela. Evidentemente siamo riscesi con i piedi per terra, abbiamo pensato all'economia, quella virtuale, quella delle borse, quella invece stiamo tornando veramente con i piedi per terra. Questo è un elemento che ci deve dare fiducia, secondo me. Ci deve dare la grande speranza che abbiamo di rifarcela, perché noi ce la faremo, soprattutto se riusciamo a vivere insieme, a lavorare insieme. Perché io mi ricordo quando questo prodotto andavo a fare le carte da 15 anni, sempre ucciso i maiali, andavo casa a casa a fare questo lavoro umile e non pensavo di trovarmi qui oggi a relazionare su un prodotto come questo. Di tutto avrei pensato, ma non questo. E fratelli carini. Sì. Però questo, siccome la mia vita a un certo punto, negli anni 70-80, noi pensavamo, io l'ho detto anche in altre occasioni, diciamo, io sono rimasto sempre in questo settore del primario, quando tutti andavano oltre e chi lavorava in questo settore era abbastanza denigrato, voglio dire solo così, se non peggio. E devo dire che oggi noi stiamo investendo soldi comuni, soldi della nostra comunità europea, per ritrovare la via giusta, e questa è la via giusta secondo me. Ma per fare questo noi abbiamo bisogno delle imprese, e se noi come amministratori dobbiamo sapere e capire, nel primo posto dobbiamo trovare l'impresa, il cittadino. Quando dico impresa, la prima impresa, il negozietto, il piccolo produttore, tutti, dal piccolo al più grande, perché questo progetto, come si sta sottolineando stamattina, io lo conosco abbastanza superficialmente, ma vive perché dietro c'è l'impresa. Io voglio porre l'attenzione su un argomento. Noi abbiamo, qualcuno ha citato, le grandi risorse che la comunità europea ci metterà a disposizione nel nuovo piano di sviluppo rurale, ma noi abbiamo difficoltà a far funzionare i progetti. Io sono, come ha citato prima Gianluca, anche presidente ancora di una cooperativa che ho formato negli anni 95. Però diciamo fa parte di un progetto di filiera regionale, ma i soggetti privati che sono in grado di sostenere, di cofinanziare i progetti, di avere la spinta giusta, non ci sono. Io voglio sottolineare che purtroppo la nostra regione ha investito molto sulle filiere, per esempio le grandi filiere, è stata purtroppo una delusione, perché non stanno funzionando, cioè investimenti di oltre 20 milioni di euro di risorse messe a disposizione, purtroppo non abbiamo la capacità territoriale nella nostra regione per poterla supportare. Questa è una discussione su cui dobbiamo confrontarci, dobbiamo attivarci, perché evidentemente invece dove c'è dietro una piccola impresa, dove c'è dietro qualcuno che ci crede, vale la pena investirci, vale la pena più investirci. Ma chiaramente tornando al prodotto di oggi, la goletta, che può sembrare un prodotto povero ma può diventare grande se questo prodotto è il prodotto di Mercatello, ma diventa anche quello di Borgo Pace, ma diventa anche quello di Urbino, perché noi ci dobbiamo credere tutti insieme, noi pensiamo che la cacciotta di Urbino è di questo territorio, che la goletta è anche di tutto il territorio, perché anche dalla costa
qui oggi anch'io naturalmente saluto il nuovo neopresidente che ho sostenuto, e devo dire che anche questo è stato un grande segnale per me, il fatto che al di là delle appartenenze politiche tutti abbiamo creduto in un progetto unico, perché sappiamo che siamo in emergenza, il paese è in emergenza, i comuni sono in emergenza, la provincia è ancora di più in emergenza, quindi diciamo al di là del proprio pensiero c'è bisogno di lavorare bene per fare concretamente le cose, i cittadini se lo chiedono, e questo è stato un grande momento di crescita secondo me, l'elezione di Calzettini in provincia sostenuto da tutte le forze politiche, cioè sappiamo bene che i paesi forse più sviluppati di noi sono riusciti a uscire da determinate crisi solo quando, ad esempio tra tutti la Germania, hanno fatto un governo bilaterale, quindi la discussione dietro questi temi deve essere importante, superare gli scogli, lasciar perdere chi ha sbagliato, chi aveva ragione, chi aveva torto, e andare avanti dritti per sostenere la nostra produzione, l'economia del nostro territorio, perché le risorse ci sono, le risorse sono. Quando mi si dice, io sono amministratore da poco nel mio comune, però devo dire che c'è, io quello che ho notato è che ci sono grandi margini di miglioramento, ci sono grossi margini di miglioramento, quindi ci sono secondo me grosse possibilità di farcela. Io chiaramente ho un conflitto di interessi perché faccio agricoltura biologica e ho promosso sul territorio provinciale e regionale e nazionale questa cultura che sta crescendo e che è un mercato che ha metà della produzione che gli servirebbe, cioè il mercato richiede almeno il doppio del prodotto che noi riusciamo a produrre, e quindi qui c'è bisogno di produrre evidentemente, quindi non ci sono molti settori che richiedono più produzione di quella che è la materia prima che è a disposizione, perché normalmente l'industria, normalmente i trasformatori pensano la materia prima è un prodotto, è una cosa secondaria di cui se non può, se, diciamo, se ne può occupare dopo, perché comunque c'è, invece nei prodotti di questi territori c'è l'esigenza di averli. La produzione italiana in generale è richiesta dal mercato mondiale, cioè tutti gli acquirenti europei dicono vogliamo il girasole possibilmente italiano, vogliamo il grano duro possibilmente italiano, cioè prima di tutto mettono questa condizione, evidentemente noi abbiamo un prodotto che si qualifica. Ecco, finisco perché poi io vado lungo. Ecco, io credo che oggi al di là del poco pubblico che abbiamo, però qualificato, gli amministratori che sono su questo tavolo dobbiamo renderci conto che al primo posto ci deve essere il prodotto e il produttore. Noi dobbiamo lavorare molto sul produttore, aiutare i giovani. Io ho detto che noi abbiamo delle proprietà pubbliche, bisogna che su quello facciamo progetti specifici per cominciare a avvicinare i giovani a fare impresa, perché quando si parla di lavoro, e chiudo, pensiamo che il lavoro lo crea qualcun altro, il lavoro lo creiamo noi, non c'è qualcuno che lo crea, ce lo dobbiamo creare ogni giorno e dobbiamo metterlo nelle condizioni, e qui dobbiamo chiederlo anche con forza agli istituti di credito, alla nostra regione, al nostro governo, di credere sui nostri giovani, a cui dobbiamo dare la possibilità di iniziare l'attività, perché oggi un giovane qui se deve iniziare l'attività non ce la fa a farlo, quindi noi dobbiamo concentrarci secondo me su questo, sul fatto di far iniziare le attività. Io chiudo, ma devo dire che su questo tema gradirei che facessimo degli incontri specifici per cominciare ad aiutare i nostri giovani a intraprendere, perché se non è così i nostri giovani qui non ci sono più, cioè, diventeremo dei paesi diventi. Ma per finire, no, non volevo rattristare, ma credo che con la grande fiducia che ho ogni giorno su tutti i settori, specialmente quelli legati al turismo, all'agricoltura, all'agroindustria, al settore di cui stiamo parlando, credo che ci sono grandi possibilità per la gente del nostro territorio, e quindi invito tutti i sindaci a spogliarsi delle appartenenze politiche. Io chiaramente sono prestato alla politica, no? Perché faccio l'imprenditore e finita questa esperienza vorrei tornare a farla,
però credo che c'è bisogno oggi di avere concretezza, capacità di mettersi insieme, capacità di ascoltare ed aiutare veramente le imprese che hanno bisogno, perché io immagino cosa vuol dire andare sul mercato a promuovere questo prodotto, perché so quanto è difficile e lì c'è bisogno. Però se noi siamo qui vuol dire che qualcuno c'è dietro, perché se non c'era quell'impresa questo prodotto non esisteva e noi non potevamo neanche stare qui a discuterne. Grazie. Questa è solo un invito, esortazione, io vorrei lasciare la parola ad Estratti, ma alla Romina, perché come è piccola realtà di tutela per i prodotti tipici, poi dopo finiamo con il panno organico dei tipici, lascerà la Romina perché è stata qualche anno fa la sua amministrazione, no, promotrice di un prodotto tipico locale. Buongiorno a tutti, vi saluto. Sono doverosi quindi come sono stati fatti da prima da tutti gli altri, siamo tutti quanti. E parlando di prodotti tipici, diciamo che mi trovo molto a mio agio, tanto più oggi che si parla di goletta, perché io sono figlia di macellari, sono anche la cugina di quello che è diventato il capostipite dei macellari di Antonio, perché Dennis prima diceva che la goletta lui l'ha insegnata da suo padre, ma so che suo padre l'ha insegnata dal nostro nonno, quindi è proprio un prodotto che ho nel sangue, diciamo, nelle vene. E quindi sicuramente un prodotto importante che sta anche proprio a valorizzare quelle che sono le tradizioni del nostro territorio e quindi in primis quelle tradizioni agricole che portano a collocare in una certa maniera il nostro territorio. Prima Gianluca, quindi il direttore dell'Assam, ha parlato di disciplinare. Penso che sia la prima cosa da fare per la goletta, non penso di essere dire una cosa nuova, però la domanda è di cominciare a lavorare, perché io quello che diceva prima, ho detto non pensavo di dire niente di nuovo, non, però prima quando Gianni diceva il discorso legato al fatto che vede che anche altre aziende che ci mancherebbe altro, perché se no è un po' l'impasse che stiamo passando adesso noi con la patata rossa, cioè degli ottimi produttori che conoscono tutto, diciamo, e sono rispetto alle discipline alla lettera, però la difficoltà, no, di far entrare altri. Però il disciplinante deve avere determinate caratteristiche e quindi qua adesso sono un po', diciamo, di parte, però sicuramente l'esperienza che la famiglia Pierantonio, quindi l'ICAM, ha portato avanti con i propri collaboratori, quindi in primis con i contadini, sarà sicuramente da tenere in considerazione. Detto questo, io la devo far corta perché storia ma che la devo far corta, allora per essere succinti. L'unico di questo tavolo che non conosce, diciamo, un po' conosce, la mettiamo un po' sorridere, visto prima mi ha ringraziato per la copertina che abbiamo messo all'interno dei rapporti, però secondo me bisogna un po' sdrammatizzare, perché se in un momento come questo ci mettiamo a prendere le robe sul serio, scappiamo tutti. Quindi scherzando ce ne facciamo sì. Questo può essere un moto che ci possiamo portare. Allora, detto questo, sicuramente io penso che la Cavalle del Metallo ha la sua bandiera arancione. Abbiamo la fortuna di avere il Mercatello, abbiamo la fortuna di vedere sempre più calare i campanili e quindi se un turista arriva al Mercatello passa per Urbino, passa per Fermignano, per Urbana, meglio, adesso che io sto ritornando anche tutta la rete delle bandiere arancioni che negli ultimi due anni secondo me ha avuto un grosso impulso di crescita, perché sicuramente crescendo il circuito delle bandiere arancioni è cresciuto molto anche il nostro territorio e questo l'abbiamo visto benissimo ed è questa quell'unione della
che sono vagabondi e che quindi sono uno spreco. La municipalità è il presidio del territorio, è curare quel territorio, regimentare quelle acque e quindi permettere che tutti i soldi che vengono successivamente sprecati per tutti i problemi che vengono con le bombe d'acqua, no? Venga, non ci sia una prevenzione e non ci sia una cura che poi alla fine è palliativa, che fa spendere molti più soldi. Quindi è indispensabile che i piccoli comuni continuino ad esistere. E il modo migliore per trovare questa causa e continuare a far vedere quante cose belle abbiamo, quante cose buone abbiamo e che siamo tutti insieme. L'unione fa la forza sicuramente. Basta, ultime due cose. Approfitto di questo tavolo per fare due ringraziamenti. Da una parte, cioè, come sindaco dell'Alta Valle del Metauro, devo ringraziare sentitamente Daniele Casolini e Maurizio Gambini, perché hanno veramente capito nella partita della provincia quella che è l'importanza del territorio e sicuramente hanno messo da parte magari interessi che potevano essere partitici, adesso non dico personali perché non ci sono, no? Però sicuramente a favore del proprio territorio, trovando un accordo sano e saldo per il nostro futuro. Quindi noi siamo con voi, uso il plurale perché so che Fernanda mi ha fatto il saluto giustamente iniziale, siamo con voi e vogliamo lavorare con voi. Vabbè, ringrazio anche l'Assam, perché Gianluca Calabs è un'altra di quelle persone che ci ha sempre creduto nei nostri territori, prima quando era assessore regionale e oggi come direttore dell'Assam. E poi l'ultimo ringraziamento lasciatemelo fare perché io da quando lui non è più sindaco non ho potuto dire che cosa è stato Gianni Pistola, però Gianni Pistola per me è stato una rottura di scatole, uno che mi ha trattato male, con cui ho litigato tantissimo. Ma è stato quel maestro che mi ha condotto a capire che Borgo Pace e Mercatello sono un unico territorio e un unico comune e quindi che dobbiamo andare avanti e crescere insieme. Grazie. Può fare da traino per tutti quei comuni vicini che comunque
godere, ecco, del fatto che si è all'interno di un circuito. Faccio solo due o tre considerazioni veloci, perché io ci credo e penso che chi mi conosce, chi ha lavorato con me, lo possa dire. Non si può vivere pensando di stare da soli e di essere autosufficienti, questo non lo si può fare in nessun ambito, tantomeno quando si fa gli amministratori. Pensare di essere più bravi, essere autonomi, poter fare tutto da soli è la cosa che non auguro a nessuna persona di far sindaco. Perché far sindaco deve capire che ha bisogno di creare, se non altro, rapporti con quelli che stanno vicino a lui. Ma non per sé, anche per sé, perché alle volte fa bene, no? Come diceva anche Rubina, fa bene anche confrontarsi, ma anche per il proprio territorio. Noi se capiamo, io stamattina sono venuta con la moto con mio marito, no? Perché in effetti per noi è un viaggio dalla costa, però è veramente fare turismo, vedere questi paesi, un po', no? Rubino sopra la nebbia, poi il Pedro in alto, cioè, è veramente una ricchezza che noi magari ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, non ce ne rendiamo conto, ma viviamo in un territorio meraviglioso, in un territorio straordinario. E questo che dobbiamo promuovere. E questo che, per dire, noi siamo della terra dei... voi siete della terra del Montefeltro, no? Noi siamo la terra della Malatesta, però in realtà abbiamo sempre avuto, no? Malatesta sulla costa e il Montefeltro sulle montagne. Però, ecco, noi se siamo intelligenti, e lo siamo, dobbiamo essere, possiamo, insomma, non possiamo non esserlo, dobbiamo capire che quando arriva gente in un posto significa che è il turino, perché c'è una mostra, perché c'è una cosa importante, significa ricchezza per tutti quelli che stanno in questa provincia e forse in questa regione. Allora, se noi siamo bravi a capire questo, e ognuno di noi lo può fare, io con gli strumenti che ha, lo può fare con le cose che ha, ma se noi siamo bravi a capire questo, noi veramente cominciamo a fare quel passo in avanti che forse fino adesso siamo stati sempre un po' fermati. Perché è la promozione di una, veramente di una terra bellissima, di una terra importante. Io ho visto che non può avvenire solo a livello di amministrazioni, deve venire in forte sintonia con gli imprenditori, e questi siano imprenditori che dell'agroalimentare, siano imprenditori turistici, siano imprenditori, anche se vogliamo, impegnati in altri settori che possono essere appunto l'artigianato, ma ce ne sono tanti, e non sto che dirlo perché tutti noi lo sappiamo. Io ho visto, per piccola esperienza che ho fatto, anch'io non sono nasco un insegnante, quindi la politica l'ho approcciata in un periodo più tardi, poi vedo Danilo che è 30 anni, che è presidente della provincia, io in quell'età cambio del ruolo, no? Quindi per dire no, come per cosa? E ora non avrei solo in anni che la politica esistesse. Però ecco, e chiudo, nella mia esperienza che ho fatto da sindaco, anche se vuoi così all'inizio con qualcuno insomma, che mi ha aiutato, che era sindaco di Cucci, bravissimo, insomma, che aveva fatto di cattolica, quella che era l'idea ancora straordinaria per la nostra costa, e dicevo, ho capito che da cosa nasce cosa. E noi all'interno del borgo abbiamo avuto dei finanziamenti per mettere a posto alcuni edifici che erano nostri del comune. Questo è stato da stimolo per far sì che il borgo di Gradara oggi ha due o tre edifici che sono da risistemare. Perché poi anche gli imprenditori, ma poi anche i privati hanno capito che con tre camere si poteva dormire all'interno del borgo, perché questo viene da stimolo alla lavoro. Quindi sono tutte quelle piccole azioni che magari uno fa e non pensa, ma ogni azione ha una conseguenza molto forte sul territorio. Quindi se noi ragioniamo in questo senso anche a livello di amministrazioni locali, io penso che possiamo fare quello che oggi è. Il turismo è semplicemente emozione. Che cosa crea l'emozione? Il bel territorio, il patrimonio culturale ed artistico che ci viene dato, che dobbiamo essere bravi a conservarlo così com'è. Io dico sempre a Gradara una grande difficoltà con i miei negozianti. Qui non c'è niente da mettere, c'è solo da togliere. Perché quando uno viene e guarda questo è già bello di per sé. Quindi tutto ciò che ci mettiamo, se non stiamo attenti a metterlo in un certo modo, quasi quasi rischia di rovinare quello che abbiamo. Quindi ecco, questo, una sensibilità particolare e l'enogastronomia. Sono queste le cose che noi abbiamo, che nessuno ci può rifare, cioè dal tuffo loro forse potranno fare in Cina, non so se la collega in Cina si potrà. Ecco, noi dobbiamo essere bravi a fare questo. Quindi,
insieme tutti intorno a questo tavolo, penso che ci siano le associazioni di categoria, la provincia, la regione, il comune, ecco, gli imprenditori, penso che sia appunto questa la cosa importante da fare. Quindi noi ci lavoriamo già da un pezzo, non chiudiamo mai la provincia, facciamo parte delle città del gioco, insomma cioè, tutto quello che si può fare insieme si deve fare, si deve continuare a fare. E quindi grazie a Fernanda per averci invitato, grazie per aver avuto questo ampio respiro, perché di questo noi abbiamo bisogno. Intanto ringrazio se avete detto già tutto di tutto questo. Mi pare proprio a dire, comunque ringrazio il sindaco Fernanda di questa occasione che ci è data per parlare del nostro territorio. Io quanto penso che il nostro territorio abbia nella nostra interna, la nostra provincia, sul turismo è un pochino indietro anche rispetto ad altre realtà, vediamo la Toscana, l'Umbria, no, San Gimignano, Firenze, no, anche Puglia, sono realtà avanzate, sono realtà avanzate in campo turistico ormai da decenni. Il nostro territorio sulla valorizzazione delle tipicità, sul turismo, sulla valorizzazione dei paesaggi, del nostro borghi, è un po' che mi sembra che sia un pochino indietro, a parte guardare un libro, però generalmente no? Su questi campi probabilmente, non lo so, non fosse una buona storia, però può darsi che la regione ci abbia puntato di accomodare, no? Puntato poco, forse le amministrazioni ci abbiano puntato poco, resta il fatto insomma che siamo, mi sembra che siamo un pochino indietro, ecco. Invece, come hanno detto altri, le nostre aree hanno delle potenzialità enormi, cioè hanno dei borghi storici bellissimi, guardate, no? Mercatello, Sant'Angelo, tanti borghi che hanno palazzi stupendi, no? Palazzi storici. E mi ricordo qualche anno fa un mio amico di un'associazione importante a livello nazionale, che non era mai stata, no? È stata parte, viene a trascorrere alcuni giorni nel nostro territorio, e poi mi scrisse una lettera bellissima che ho conservato a casa da qualche parte, che dipinge il nostro territorio nordico, che lui era dell'Alta Italia, perciò mi vede questi paesaggi nordici, di queste colline, no, stupende, e rimane incantato nel descrivere questo paesaggio in maniera stupenda. E credo che le risorse, come diceva anche Maurizio, le risorse si possono trovare, ci sono fondi europei, ci sono le amministrazioni che possono puntare di più su queste cose. Abbiamo bisogno forse di organizzarci, di capire meglio cosa bisogna fare, di capire quali possono essere i percorsi, ma le risorse si possono, penso, trovare, sono convinto di questo. E sono anche convinto che la collaborazione e la capacità di questa nuova fase, anche di questa nuova fase di amministrazione, amministratori, possa darci una mano, la voglia di, mi sembra, insieme, di ragionare insieme sul nostro territorio. Questo è un fattore importante, e perché da qui possiamo trovare energie, possiamo trovare risorse, possiamo trovare le strade giuste, quelle di mettersi insieme e dialogare. I sindaci proprio di questa vallata, di questo territorio, si sono viste già diverse volte, no, e per ogni occasione anche delle tipicità, della Toretta, ma poi siamo visti a Bordopace, siamo visti a Urbino, a Fermignano, e
queste sono tutte occasioni per costruire il territorio. Credo che questa sia la strada giusta. Interrompo qui perché... Invece oggi qui andiamo a recuperare un prodotto che gli diamo un valore, questo è un aspetto molto importante, molto bello, e che evidentemente i nostri antenati non capivano bene quel valore, e noi invece a un certo punto non gli abbiamo dato più valore. Ritorniamo a dare valore alle cose, questo è il messaggio che dobbiamo cogliere. Riuscire a creare anche attraverso le bandiere arancioni, e noi perlomeno io in
insieme a Maurizio che poi in consiglio provinciale, che tutti gli altri attori del consiglio provinciale sono prevalentemente sindaci, consigliere comunale, ci attiveremo affinché questo tipo di percorso possa essere il più esposto possibile alla conoscenza delle persone. Facciamo questo.
il tetto logo sempre con un grande braccio con questa goletta e mettiamogli veramente le gambe. Ora tu hai dato la parola, però avrei voluto dire che come il Pierantoni ha la goletta del sangue, se la vogliamo mettere anche noi la goletta del sangue adesso. Allora adesso ci spostiamo davanti al nuovo ufficio IAT che è stato spostato recentemente in Piazza Garibaldi e Monte di Pietà per un aperitivo e poi un momento goloso assaggeremo la goletta cucinata dall'Accademia del Padlone.